Mad Mike, Joey K, to Mike Ness and Trevor Keith, to the hardcore city in Washington DC. Amici del rock and roll, bentrovati. Bentrovati, è un piacere per me come sempre aprire queste nuove finestre al soggetto Gli Amici del Rock and Roll. Oggi con me c'è Josh Painter, direttamente da una storia bellissima di viaggi tra America e Italia, con una passione che vi stiamo facendo vedere, quella delle biciclette d'epoca. Benvenuto Josh. Grazie, grazie mille, no, è un vero piacere, davvero. Allora, innanzitutto raccontaci un po' di te. Sì, allora ero nato in Italia, quando avevo 6-7 anni, i miei genitori sono traslocati negli Stati Uniti, ho vissuto in varie città differenti negli Stati Uniti, durante i fine 2000 mi sono trovato in Chicago, ero lì per l'università e c'era anche questo grande boom di scatto fisso che c'era circa 10 anni fa e anch'io ero appassionato, mi sono preso un scatto fisso. Purtroppo è stato rubato, perché ladri di biciclette sono in qualsiasi paese, e mi sono trovato con pochi soldi, ma senza un mezzo di viaggiare in città. Allora ho comprato una bici d'epoca a quel tempo e ho fatto una conversione in un scatto fisso, ho aggiunto un ruoto con 5 raggi, sella figo, e l'ho usato per circa un anno. Dopo quel periodo ho deciso, voglio fare un upgrade, voglio una bici differente, e l'ho venduto. E ho trovato che ho venduto la bici per più soldi che mi ha costato per acquistare il telaio, i vari pezzi, robe così. Io pensavo, può darsi c'è qualcosa lì. È nata la mia passione per le biciclette d'epoca. E da quel punto lì ho vissuto da Chicago, mi sono traslocato in Seattle, che c'è un scene molto bello lì, molto girato in termini di cyclocross, mountain bike, adesso anche il gravel è molto grande lì. E poi da lì mi sono spostato in San Francisco, che anche il scene lì è molto differente. In San Francisco negli anni 70 c'era anche il grande bike boom lì, allora c'era, sai, certi costruttori americani che iniziavano proprio a fare delle belle cose in San Francisco, e anche ad oggi si trova delle bellissime bici fatte negli Stati Uniti o importate negli anni 70 in San Francisco. Allora ho continuato la mia passione di collezionismo e andare a trovare queste varie bici e proprio capire la storia delle bici, dove venivano i telaisti, i costruttori, robe del genere. Purtroppo negli Stati Uniti sei molto costretto a cosa esiste lì. Prima degli anni 70 c'era poche persone che portavano biciclette negli Stati Uniti. Allora c'è, sai, marchi molto famosi come Schwinn, che è nato a Chicago, lì per oltre 100 anni, e molte di quelle bici sono diffuse negli Stati Uniti. In Italia c'è difficoltà a trovare i Schwinn. Ma venendo in Italia, proprio dove è nata la storia delle bici di corsa, le bici d'epoca, i grandi corridoi che hanno vinto il Giro d'Italia, Tour de France, si trova molta varietà differente. E proprio la mia passione si comincia sai, diventare anche più grande adesso che sono qua in Italia, a vedere cosa c'è disponibile qua, le varie storie di telaisti, costruttori, biciclette che non ho mai sentito, che hanno loro storia, le loro storie qua e l'effetto che hanno avuto nella più grande storia dell'Italia e delle biciclette in generale. Ecco, sì, perché noi picchiamo un po' dell'errore di essere eurocentrici, no? Mm-hmm. Quindi noi quando pensiamo innanzitutto alle distanze, no? Negli Stati Uniti non ci viene tantissimo in mente il mondo della bicicletta. Pensiamo a San Francisco con quei grandissimi saliscendi e dico, come sarà possibile portare una bici da quelle parti? Abbiamo gli esempi di città come Amsterdam, no? Qui in Europa, dove la bicicletta è in assoluto il primo mezzo di trasporto, e pecchiamo un po', no? Certo. Di presunzione da questo punto di vista. Diciamo, la bici è qualcosa di assolutamente europeo. In realtà anche l'America ha la sua tradizione, anche se poi con te parliamo esattamente dell'opposto. Del contrario, sì, giusto, giusto. No, è verissimo, infatti c'è altri paesi in cui ho trovato delle bici, ho fatto tutto il ristoro e l'ho inviati in tramite tutto il mondo, l'Australia, Stati Uniti, Giappone, anche tutta l'Europa. E molti altri appassionati di biciclette d'epoca hanno questa visione dove l'Italia è proprio il cuore, perché la maggior parte durante quel periodo lavoravano qua, li facevano qua,
e sì, esistono ancora qua. Infatti sono sicuro che molti di voi avete dei nonni che hanno delle bici in cantina che può darsi valgono molti soldi e che possono essere proprio attrattenti ai collezionisti. Quello lì è molto più difficile negli Stati Uniti, nel senso si deve andare qua a trovare. Io ho parlato nei anni di persone che hanno viaggiato in Europa, in Italia, che hanno, si sono innamorati di un Cinelli, di una Masi, e loro l'hanno portato indietro, ma è proprio perché loro hanno fatto l'iniziativa. È difficile negli Stati Uniti, anche ad oggi, a trovare queste bici, se no se li devi portare te o puoi darseli li compri su un sito come eBay e poi lo fai spedire a casa. Ok. Quindi il mercato si muove più o meno in questo modo, ma il mercato del do it yourself, quindi di colui che effettivamente si mette a lavorare su queste bici, io l'ho sempre associato negli Stati Uniti d'America più legato al mondo motociclistico, no? Anche fondamentalmente i TV show che ci sono dalle vostre parti fanno vedere più quel mondo. Il mondo della bicicletta è un qualcosa di forse diverso, chiamiamolo con un termine improprio, naive, yeah, rispetto a quello che è la grande tradizione delle grandi moto americane, certo, eccetera, certo, eccetera. Ma com'è il circuito appunto dei piccoli costruttori e degli appassionati come te da quelle parti? C'è una rete sviluppata negli Stati Uniti? Assolutamente. Quando ho vissuto in Chicago e anche San Francisco, la maggior parte parte dai couriers. Allora, i bike couriers che proprio lo usano tutti i giorni e anche loro hanno bisogno, sai, di aiuto, di mettere insieme robe così. Mica tutti, ovviamente, che c'ha una bici ci sa lavorarci. Allora, in tempo, anch'io non volevo portare la mia bici per ogni piccola cosa all'officina. Allora trovi altre persone che può darsi hanno un pochino di più conoscenza, un pochino di più esperienza di te, che ti possono fare vedere come aggiustare certe cose, come farlo in-house. C'è un bellissimo posto in Chicago che è un non-profit, nel senso che loro hanno tutti questi stands che sono messi lì e per una cifra molto bassa, stiamo parlando su $10 all'ora, e puoi andare lì a usare tutti i loro attrezzi. Oh. Allora tutti i soldi che loro vanno, questi $10 che spendi, va a aiutare la comunità, nel senso che ogni anno fanno una donazione a bambini che, sai, per darsi non hanno i soldi a comprare le biciclette, a famiglie che hanno richieste ma anche loro non hanno i soldi. Allora tutti i soldi va a parte donare biciclette che persone lì hanno anche loro messo insieme per aiutare la comunità. E quello lì è molto importante, è passare il knowledge, la conoscenza a un altro, che poi a quel punto lì lo può passare ai altri. Io ti posso dire che partendo da zero ho fatto tantissimi sbagli in aggiustare bici e metterli insieme, e in tempo lavorando con persone che hanno più esperienza di me, che mi ha insegnato, sai, i vari trucchi e gli elementi delle biciclette, cosa si deve guardare, avere l'occhio, che mi ha aiutato tantissimo nel mia crescita, in mica solo mettere una bici insieme per andare in giro, ma anche sapere di cosa guardare, cosa è importante sapere, cosa è pericoloso sapere, perché ovviamente se una bici non è sana può anche essere molto pericoloso, e sapere quella differenza è molto importante. Ok, ok, ok. Allora, quindi pian pianino ti sei fatto in maniera assolutamente indipendente la tua cultura, no? Sul mondo delle bici. E da quello che era un piccolo hobby, hai deciso di ritagliarti una sorta di, chiamiamolo, secondo lavoro, quando la passione si è sviluppata grazie alla bici italiana. Prima mi hai fatto qualche nome di un paio di marchi famosi. Proviamo a raccontare a chi non ne sa quasi nulla qual è la storia della bici in Italia. Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto la bici in generale, la passione bici è iniziata in Inghilterra. Allora, sono italiani che hanno tirato su l'idea della bicicletta proprio a quel tempo lì, era anche scatto fisso per la strada, e l'hanno usato per trovare un modo per ovviamente viaggiare più veloce quando c'hai anche grandi distanze da un comune all'altro. Nel tempo sono stati gli italiani, molto di più di inglesi, che hanno fatto l'innovazione. Sicuramente all'epoca, prima 900, c'era solo scatto fisso e giro ruota. Allora, se stai per andare per una salita, devi fermarti, togliere la ruota, girarlo, perché c'è un scatto di un misura all'altro e uno qua, così puoi andare nella salita. Non era fino circa i 1930 che un italiano, Tullio Campagnolo, che l'azienda Campagnolo esiste ancora oggi, fanno i ricambi, ha fatto un ricambio a mano. E c'è una bellissima foto che esiste di Gino Bartali che sta per salire una montagna, che, certo, gira questo cambio posteriore.
E da lì si sono iniziato a sviluppare, sai, ovviamente la passione della bici, ma più che altro intorno alla prima e seconda guerra mondiale, la bici era guardata come la sport di sofferenza, e l'Italia, specialmente avendo sperienzato due guerre pesanti, e la cultura della sofferenza, che hanno sofferto così molto durante questi anni, che i veri eroici che esistono per loro, i veri sports heroes, sono quelli che possono veramente soffrire, i Gino Bartali, i Fausto Coppi, di proprio una volta. E anche da lì, più che sta crescendo in Italia, sta anche crescendo ovviamente nella Francia, che hanno creato il Tour de France, che tutta la grande storia intorno a quello lì. Ovviamente andando negli anni 60-70 c'è stato il grande bike boom. Allora, le gare, sai, avere la bici più figa, più veloce, varie innovazioni, e anche nell'Italia oggi c'hai aziende moderne che fanno bici a carbonio e c'hanno squadre di persone che stanno lavorando in innovazione R&D. In quei giorni lì c'era il taleista, che era, sai, un artigiano, e l'artigiano era quello che portava avanti l'innovazione nelle gare, a fare la bici più veloce, più figa, reagire in modi differenti. Anche quello lì è importante parte dell'Italia, c'è il sport di sofferenza che è sopportato da un gruppo di artigiani che lavorano puramente con le mani e hanno un'idea di come migliorare una macchina che è praticamente perfetta. Tutti usano praticamente gli stessi acciai per i loro telai, ma cos'è la differenza che le fa? È l'angolo, il modo che puoi shape, cambiare l'acciaio per farlo andare più veloce, reagire meglio in discesa, robe così, che proprio è qualcosa nativo all'Italia, sai? Crescendo negli Stati Uniti, lo so, molte persone più vecchie di me che hanno vissuto durante questo periodo hanno visto l'Italia, l'innovazione, le cose che succedeva, proprio la grande storia, e anche loro le hanno appassionato, no? Lì a portare queste robe così, perché una bici che è costruita dal stesso acciaio da un telaista all'altro può essere completamente differente, e sai, ognuno c'ha la sua canzone. Sai, ti canta quando stai andando, reagisci in un modo differente. Allora, sapendo come puoi utilizzare quella bici, avere quell'esperienza è proprio magica. Allora, qui arrivano un po' di messaggi. C'è Tafi che dice: non credevo che il cambio sulla bici fosse comparso così presto, quindi così indietro nel tempo. Invece, effettivamente sì, è così. Qui poi c'è Ste Russo, che sarà tra l'altro ospite domani sera per la live sullo Star Game. Coppie Bartali hipster con scatto fisso. ecco, ad esempio, no? Noi milanesi, anche tu ormai vivi qui a Milano da tempo, sei arrivato in questa città e gli hipster sulle bici li hai visti. Sì, e hai detto, certo. Vi odio tutti o finalmente posso fare un po' di soldi? No, io non odio nessuno. No, io sono contento che altri possano portare avanti questa passione. Sono contento che non è puramente scatto fisso qua, perché andando in scatto fisso per anni i miei ginocchi non funzionano più come una volta, ma è bello vedere altre persone che hanno tirato su questa passione, che ovviamente il mercato delle bici oggi è basato molto sull'alluminio e il carbonio, e più che sia andato avanti negli ultimi 10 anni, entrambi biciclette costano molto meno che facevano all'inizio, quando questi, sai, materiali erano innovativi e differenti. Allora, vedere persone che proprio non vanno al passato, che proprio trovano qualcosa di importante, mica solo nella storia della bici, ma in una bici di acciaio, che reagisce completamente differente da uno di alluminio o di carbonio, che c'è un ride che è unico a quel telaista che l'ha fatto lì, quello è importante. Sai, molte aziende stampano loro bici oggi in carbonio perché è fatto tramite una macchina che sa esattamente le misure. Ogni delle bici che ho mai avuto, c'è stata una persona lì che ha speso, sai, giorni e giorni a mettere quello lì insieme. Io, andando al lavoro, c'ho un'altra bici che è meno rinomata, che si chiama la Rivola, che è fatta in Bassa Lombarda, e quel telaista non è così pregiato come, diciamo, un Masi o un Cinelli o qualcosa così, ma andando in queste bici che sono famosissime verso questo qua che è meno, sento la differenza, ma non vuol dire che quella lì è una bici di più bassa qualità, è solo quel telaista ci ha messo le sue mani e reagisce in un modo che lui ci aveva in tendenza a fare.
però sei differente di cosa di te voglio o io voglio o qualcosa così. Ma è quello lì è la magica delle biciclette, ognuno ha il suo, e sono contento che a Milano persone possano apprezzare quello lì e provare bici differenti e fare il loro. Certo, Milano è una città però che oggi più che mai, Milano ma in generale l'Italia, offre tantissime alternative a livello di proprio terreno. Milano è famosa per il pavé, ok? Il pavé che è quella parte, molte città italiane ce l'hanno, però in Milano è molto sviluppata perché è stato utilizzato per coprire alcune parti dei navigli, eccetera. E una delle grosse difficoltà del ciclista milanese è proprio riuscire a girare tranquillamente la città. Quindi se ne sono viste di ogni. Poco fa siamo andati a recuperare una delle mie bici e c'è un rider che sta a casa mia. Lui ha queste bici ultra moderne con queste gomme spesse così, proprio perché probabilmente vanno sopra queste tipologie di terreno un po' complicato, o appunto vanno sopra le rotaie del tram o cose di questo tipo. Questa tipologia di bici come reagisce alla città? Innanzitutto, sì, le gomme c'è una grande differenza. Normalmente in gara, quando c'era quell'epoca lì, c'aveva ruote o gomme, dovrei dire, che c'aveva una grandezza di 21 mm, che è super sottile, no? Ma se ci pensi, in quei giorni, prima che c'era proprio strade, quello lì è come facevano le gare. Sai, uno dei più famosi che esiste ancora nel mondo è il Paris-Roubaix, che da recentemente, sai, le bici moderne hanno difficoltà ad andarci sopra questi mattoni, più che altro perché questi mattoni reagiscono meglio all'acciaio, nel senso che l'acciaio può assorbire le vibrazioni. Quando c'è queste bici più moderne, sono super rigidi, allora prendi una botta, lo senti nei denti, sai, è così. Allora, sicuramente quando vado in giro a Milano uso le gomme che sono un pochino più larghe, 25-28, che poi certi bici da corsa sono limitati, non puoi andare sui 32-35 e c'hai quella bilancia, ma per me è uguale perché io voglio sentire il giro che hanno fatto una volta. Sai, quando il Giro d'Italia finisce a Milano e vanno giù certe strade che potersi non sono ideale per fare le gare, voglio sentire io l'esperienza che hanno fatto gli altri, anche se non è ideale, non è il più comodo, ma quello lì è parte della passione, e di rivedere i giorni dei vecchi eroi, a capire cosa loro hanno avuto, la loro esperienza, verso l'esperienza dei professionisti del ciclismo oggi. Ecco, cominciamo ad andare un po' su, appunto, mi hai detto, i professionisti del ciclismo. Io non sono un grande cultore, ma il nome che leggo qui è un nome abbastanza importante. Cerchiamo di far vedere un filino meglio questa bici che tu ci hai voluto portare. Sì. Allora, che cosa abbiamo qui? Io leggo un nome, Eddy Merckx, che è forse uno dei più grandi nomi, forse esageriamo, visto che sei americano, con te lo posso dire, sì. Il Michael Jordan della bicicletta. Assolutamente, sì, sì. E questo bici è molto particolare. Allora, il telaio era costruito da un famosissimo telaista che si chiama Giuseppe Pella. Giuseppe Pella lavorava praticamente come terzista, è uno dei pochi rinomati telaisti che non ha mai messo fuori una bici nel suo nome. Altri terzisti facevano loro bici nella loro officina con il loro nome e poi lavoravano per gli altri sotto segreto che mettevano il loro nome sopra. Allora, nel 69, fammi fare un salto indietro, Eddy Merckx era corridore che durante i fine anni 60, mezzo anni 60, gareggiava per Peugeot. E lui, essere così famoso già a quel tempo, decideva lui chi faceva i suoi telai. Allora iniziava a provare telaisti differenti. Alla fine si è trovato in fiducia con Masi, che è un grande telaista di Milano, che ha fatto una grande storia, faceva i telai di misura per Fausto Coppi, quando Fausto Coppi faceva le gare, e durante quel periodo ha fatto un cambiamento nel 67-68 a Faema, che fa le macchine di caffè, robe del genere, andava per la squadra di Faema. Lui ha vinto il Tour de France e il prossimo anno l'hanno messo il suo nome sul telaio, che poi da quel punto lì ha sempre avuto il suo nome sul telaio. Infatti tutta la squadra aveva il nome Eddy Merckx sul loro telaio mentre che andava. Nel 69... Anche gli altri corridori. Anche gli altri corridori. Che magari non erano felicissimi. Può darsi di no. E lui ha detto, ok, 69 voglio cambiare telaista, scelgo io, e ha scelto questo telaista famoso, Giuseppe Pella. Giuseppe Pella l'ha fatto la bici e quell'anno lì ha vinto il Tour de France.
e il prossimo anno cambiato, nel 71 è andato col Nago e continuato la sua storia. Questa bici è dal 69, tutti i ricambi sono originali dal 79, la bici era costruita da Giuseppe Pella, che ci sono certe indicazioni del telaio che si sa assolutamente fatto dalle sue mani. L'unica differenza tramite questa bicicletta e quello che Eddie Merckx ha vinto il Tour de France è che questa qua è molto più piccola. Questa qua ha una misura per qualcuno che sarebbe più vicino alla mia altezza. Lui ovviamente, essere molto più alto, aveva una misura differente. Era ma era lui che era alto, non siamo noi che siamo alti. No, assolutamente, no, ci mancherebbe. E questo qua l'ho avuto riverniciare da una officina famosissima qua in Italia, si chiama Officina Pellezzoli. Anche loro hanno una grandissima storia e importanza nel mondo di bici, iniziando dal papà Giovanni Pellezzoli, che faceva la bici sotto il nome Cioc. Oggi l'officina esiste ancora, fanno bici a misura, infatti mia moglie a breve avrà una bici fatta a misura da Officina Pellezzoli. Di dov'è questa officina? Vicino Bergamo. Ok. Vicino Bergamo. E loro, in addizione a fare bici su misura, fanno anche riverniciatura, restauro, robe così. E molte delle mie bici sono restaurate da loro perché fanno veramente un ottimo lavoro. Allora, questo qua è una replica della bici di Eddie Merckx che ha vinto il Tour de France in 1969, con tutti i ricambi originali da quell'anno. Ecco, andiamo subito un po' sul concreto. Sì. Ricostruire una bici modello così importante, così storico, eccetera, è un qualcosa che innanzitutto dal punto di vista del tempo per trovare i pezzi, di quanto stiamo parlando? È un progetto che ti ha portato via quanto tempo? Questo qua un paio di mesi, dipende in che stato trovo le bici. Certe bici li trovo con tutti i ricambi che erano proprio nati con quel telaio, che a quel punto lì è molto più facile. Questo qua è un pochino differente, perché ovviamente trovare ricambi specifico a un singolo anno per ognuno prende tempo, prende molta ricerca. Per fortuna c'è un network abbastanza grande di collezionisti, di altre persone che fanno questo simile lavoro, che posso scambiare componenti, ricambi, robe così, a vedere cosa esiste nel mercato. Loro mi hanno aiutato tantissimo a mettere questo qua insieme. Ovviamente c'è anche il tempo che, sai, l'officina ha bisogno per completamente sabbiarlo, a vedere se c'è problemi, danni, robe così che devono essere aggiustarlo, poi match il colore giusto, poi come puoi vedere dalla testa della forcella, ricromatura nuova, allora togli la cromatura che c'era di più, puoi mettere tutti i decals, almeno un paio di mesi dedicato solo a questa bici. Ok, e a livello invece di costi per andare a recuperare questo materiale, come ci muoviamo? Perché poi dopo passeremo alla bici che c'è dietro, alla quale sono molto legato, però tu mi dicevi che i ricambi, se uno non volesse andarli, non riuscisse a recuperarli da questi grandi collezionisti, può muoversi in maniera indipendente, trovare dei pezzi su eBay e cose di questo tipo. Quindi diciamo che assemblata, fatta e finita, questa è una bici che tipo di valore potrebbe avere sul mercato? Sui 1500 euro. Ah, ok. Questo qua è abbastanza ragionevole, nel senso che i telai di Pella esistono e sono abbastanza diffusi, perché ne ha fatti così molti altri telaisti. E poi diciamo anche il prezzo di partenza, se prendi anche un Pella da quei anni, può essere un pochino minore verso altre marche, come ho parlato, come Cinelli, Masi, robe del genere così. Allora questo qua per un collezionista è abbastanza ragionevole, nel senso che non è puramente un pezzo che metti sul muro e che è lì come un quadro. Questo qua può andare fuori ai ciclo storici, tipo Eroica, andare a girarlo, e proprio godere l'esperienza e proprio sapere perché questo Giuseppe Pella è così rinomato. Cos'è dei suoi telai che porta la passione ai professionisti dell'epoca? Fammi portarlo per un giro e proprio sentire l'adrenaline, l'esperienza anch'io, e vedere come reagisce, così capisco perché è così pregiato. Mi avevi chiesto di inquadrare questa parte, no? Perché questa parte è fondamentale, perché fa capire che questi ricambi che ha utilizzato sono assolutamente originali? Sì, quello lì è parte, e anche a vedere la testa della forcella. Allora, questo qua è un dead giveaway. Allora, te sai che Giuseppe Pella ha fatto questa bici perché la testa della forcella è così, è l'unico che l'ha fatto. Ci sono altri che hanno provato di fare un'imitazione di questo stile,
ma trambi il test da forcella, la congiunzione del tubo sella e anche il movimento scatto del movimento centrale, quelli lì sono i signature di Giuseppe Pella, sai che l'ha fatto puramente lui. Allora, vedendo oggi una bici così, lo sai esattamente come avrebbe uscito dall'officina. Quello lì è la bellezza anche, che quando tutto è fatto da zero, se te hai comprato, se te eri sulla squadra con Eddie Merckx all'epoca, e ti hanno dato la bici a giorno 1, sembrerebbe esattamente così. E a questo punto, questi che hanno fatto chilometri e chilometri e chilometri con il nome di Eddie Merckx addosso, se magari avessero ancora quella bici a casa, un originale di questo modello, di quell'epoca, quanto potrebbe valere? Stiamo parlando probabilmente sui 80.000 euro. Wow! Yeah. Uno proprio dalla squadra che è gareggiato durante quel tempo, e poi c'è il provenance, c'è tutto, sai, il collegamento di quel nome a quella bici, lo puoi confermare, perché queste bici... Questo modello non c'ha un serial number, no? Non è che lo puoi misurare. Allora, se per forza c'è il provenance, sai che veniva da quell'epoca, 80.000 penso che è un prezzo ragionevole. Beh, ragionevole se hai una grande passione. Sì! direi io. Allora, io sto cercando di inquadrare adesso un filino anche l'altra bici, alla quale sono un filino più legato a livello proprio personale, che ti ho consegnato qualche tempo fa e tu mi hai messo a nuovo nel vero senso della parola. Mentre io provo a inquadrarla un po' meglio, tu prova a raccontarmi la storia di questa bici che era del mio nonno. Sì, assolutamente. Allora, questo qua è un Taurus dai mezzo anni 50, fine anni 50. Si può capire questo qua dai ricambi che ci sono. È una bici di passaggio di città. Di altissima qualità, infatti credo Taurus fa bici ancora ad oggi, e la cosa che è molto differente, innovativo dal Taurus al tempo, è che manca le congiunzioni. Infatti ci sono stati pochissimi taglisti di quell'epoca che facevano bici senza congiunzioni. Congiunzione nel senso che prendi un tubo di acciaio, prendi una congiunzione e lo saldi alla congiunzione e fai due triangoli. Questo qua era un concetto completamente differente, dove i tubi sono saldati uno all'altro. Uno, perché è difficilissimo. Ti dico, pochi li facevano all'epoca, posso pensare di Beltramo come un nome, anche gli anni dopo, Stelbo come un altro, e lo fa molto unico in quel rispetto lì. Uno, perché il giro è differente, l'esperienza è differente, e due, è qualcosa molto particolare a questo nome, che più che altro, più di bici di corsa, erano più conosciuti per le bici di passaggio, perché di altissima qualità. I telaisti che lavoravano per Taurus erano rinomati come i migliori a quell'epoca di bici di passaggio di città. E non ne hanno venduti tantissimi, perché anche a quell'epoca erano bici costosi. Sai, allora dovevi avere un certo ralo, un certo, sai, conoscenza delle bici e sapere che, sai, vale pagare quel prezzo. In questa condizione, che è proprio conservata al 99%, è difficile trovare oggi, perché molti bici, specialmente di città, sono rimasti in cantine e poi sono stati svenduti perché molte persone non sapevano cosa c'avevo. Questo qua è molto speciale perché, a parte la sella, che abbiamo trovato una nuova bellissima dell'epoca che possiamo mettere, tutto, assolutamente tutto è originale, ovviamente anche parte le gomme, i copertoni, e trovare in questo stato, con la cromatura ancora intatto, con la bellissima vernice, con pochissimi graffi sopra, è veramente una sfida molto difficile. Certi collezionisti non gli piacciono la bici che è stato restaurato come questa Eddie Merckx, perché loro vogliono proprio la vernice originale, anche se per darsi c'è una crepatura o un danno, perché è quello proprio che è originale completamente 100%, come la tua. Importantissima nella storia della bici, ma più che altro importantissima nella storia di bici di passaggio, che oggi per darsi non hanno così molto attenzione, così molto spotlight come le bici da corsa. Ok, quindi sì, io mi ricordo che all'epoca mio nonno ha sempre tenuto molto
da conto questa bicicletta, ha detto che appunto era una bici un po' speciale, mio nonno correva in motonautica, no? Correva con i motoscafi, quindi forse un po' perché era riuscito a entrare nel giro dei professionisti dello sport, era riuscito a mettere le mani su una bicicletta di questo tipo. Però io posso assicurare anche chi ci sta guardando che comunque non era messa così bene quando te l'ho data in mano, cioè tutta la parte che adesso vedete, no, anche lì dove noi appunto stiamo cercando di inquadrare, appunto dove c'è scritto Taurus, dove c'è il logo, ecco, quella parte lì era praticamente andata, tu sei riuscito a ritirarla fuori permettendo comunque il mantenimento di quasi tutta la struttura originale, quindi quanto è difficile mettere le mani su queste che alla fine della fiera sono delle piccole opere d'arte. Sì, questo qua era un progetto che ho fatto su un weekend, allora due giorni lavorativi. Sì, se la cromatura è ancora intatta, ma c'era un bel po' di ruggine che era sopra. Allora io ho vari metodi a togliere la ruggine, a fare un po' di polish, a pulire. Anche la vernice sotto... la vernice è quasi perfetta, sopra c'è, sai, molto sporco, c'è anche, sai, pezzi che devono essere puliti in maniera molto specifica, tutta la cromatura sui parafanghi erano completamente coperti in ruggine, la catena, vedendo che la catena originale dagli anni 50, questa bici era usata un bel po', si vede, era completamente pieno di fango e anche quello lì pieno di ruggine. Allora togliere la catena, togliere i cambi, vedere il stato del tutto il grasso, perché c'è il grasso originale degli anni 50, a vedere che è stato quello lì, deve essere cambiato il grasso, come sono i sferi, si può muovere il manubrio in un modo, sai, leggero e veloce, o proprio si incastra, cosa sono quei vari elementi. La luce non funzionava, ho aggiustato anche quello lì, adesso la luce anteriore e posteriore si accendono in mente che la ruota si gira, e piccole cose che ho imparato nei anni di portare fuori la bellezza che è proprio sotto. Infatti la cosa quasi disturbante è che io vado a tirare fuori una bici che è stata in cantina per anni, che proprio sembra malissima, ma dopo che ci mettiamo, sai, 2, 3, 4 giorni dentro a tirare fuori tutta quella ruggine, il sporco, e cambiare il grasso, nuovi sferi, c'è proprio qualcosa magico sotto, qualcosa proprio molto speciale. E questo qua è uno di quei casi. Si vede, come c'è oggi, che non c'è molto da rimasto alla margine di come uscirebbe fuori dall'officina quel giorno primo, no? Qualche piccolo, sai, graffio danno qua e là, ma è più vicino al regionale adesso, ad oggi. Il fatto che è conservato è anche più attraente ai diciamo, potenziali collezionisti, ma lo so che non lo venderai mai. No, assolutamente no. Quante cantine esistono in Italia, magari piene di questi tesori pazzeschi? Noi ovviamente stiamo facendo vedere un po' quello che è il tuo modo per contattarti, quindi Biciclette d'Epoca su Instagram. Ti è mai capitato, girando per l'Italia, perché poi il nostro paese hai cominciato a girarlo tanto, anche quando si poteva fare, certo. Ti è mai capitato di dire: ehi, ho trovato il mio Eldorado, qui c'è una cantina con un sacco di cose di valore, posso darvi una mano eventualmente non solo a sistemarle, ma magari darvi anche una mano per farvi capire il valore delle cose che la gente possiede? Sì, mi sorprende ogni giorno, perché sai, io ho anche parte di vari gruppi su Facebook, vari gruppi su Instagram, dove dimostriamo cosa abbiamo trovato. Può darsi un progetto che abbiamo appena trovato, può darsi qualcosa che è in vendita e disponibile. E io ho avuto tantissima fortuna, posso dirlo. E sono molto fortunato nelle cose che ho trovato, cose che specialmente negli Stati Uniti non troverei mai, perché non esistono, persone ce l'hanno, può darsi ne una collezione che rimarrà lì per 80 anni e nessuno lo toccherà. Allora mi sorprende, andando in giro, a vedere, può darsi, un annuncio, andare a un mercato e vedere qualcosa speciale, introvabile. Succede molto spesso qua, veramente, e mi sorprende ogni giorno che
può darsi vedi una foto di una bici o senti una storia o qualcuno ti racconta di un talaista famoso e può darsi vedi un annuncio per uno in vendita in cantina o cantine che hanno sai 80-90 biciclette che sono sai stati presi negli anni 70-80 che sono rimasti lì a accumulare polvere e quello lì esiste ancora. Allora per gli altri che può darsi sono interessati a fare questo tipo di lavoro, hanno un tipo di passione, io dico vai fuori a trovare perché esistono ancora e non ci penserebbe. E persone ogni anno trovano biciclette che erano girate in gara da Eddie Merckx o bici che erano girate da Fausto Coppi e anche Bartali. Dipende, perché non si sa mai la storia, può essere che qualcuno lavorava come meccanico per un giro, per un gara e quello lì era il nonno della persona che ce l'ha oggi e non c'è nessuna idea della storia e tutto che coinvolta quello lì e ti dico, esiste ancora, si trova, è bellissimo. Ok, quindi se avete dei dubbi scrivete su Instagram a Josh, se avete qualche reperto in casa, non sapete che cosa farne prima di svenderle o peggio ancora di rottamarle, sappiate che c'è un mondo dietro e magari potrebbero valere anche parecchi soldini, perché no? Questo è assolutamente da dire. Ultimi pezzi che ci hai portato da visionare sono due telai sui quali stai lavorando in questo momento? Sì, giusto. Ok. Questa è una delle grandi marche, no? Mi dicevi prima, Masi. Allora, Masi in termini di la storia di Milano, ma più che altro la storia di bicicletta in generale, è uno dei più importanti nomi. Nel senso che Masi ha iniziato a fare la sua officina che esiste ancora oggi, officina famosissima sotto il velodromo Vigorelli qua a Milano, e faceva bici su misura e è diventato rinomato in tutta l'Italia ma anche in tutto il mondo per la qualità della bici che faceva. Il fondatore Falerio era conosciuto come The Tailor, sai? Lui ti prendeva tutte le misure e faceva la bici che era proprio specifico a te. Allora questi due esempi che abbiamo qua sono ovviamente stati riverniciati, restaurati, nuova cromatura e tutto. Quello che vedi in arancione è dal 1959 e quello che vedi in blu è dal 1961. Allora, se andavi in officina, ti facevi la misura e ti saldavano la bici lì proprio qua a Milano, nella officina sotto il Vigorelli, vienerebbe fuori esattamente come li vedi qua. Allora il tint, il hue della verniciatura è proprio come veniva fuori a quell'epoca lì. Questi due sono molto importanti perché questi qua sono i Masi Special. Un'altra volta, come dicevo prima, quando pensavi di innovazione in bicicletta, fare sai, più veloce, più comodo, robe così, erano proprio loro, i telaisti, gli artigiani che facevano queste innovazioni. E questi qua sono due bici fatti da un grandissimo telaista che sono molto presto. Il suo nome è cresciuto nei anni, specialmente negli anni 70, perché è venuto fuori con un nuovo modello che si chiama Gran Caratterium. Gran Caratterium si vede in paesi in tutto il mondo, si vede in TV, in film, è famosissimo quella bici. E ci avevano un'officina che era anche negli Stati Uniti. Allora nel 71 il figlio di Falerio, Alberto, ha deciso di aprire un Masi USA. E le persone che hanno iniziato a lavorare per Masi nei primi anni 70 sono diventati più importanti telaisti negli Stati Uniti. Da quel punto andando avanti. Dove avevano aperto i nani? Carlsbad, California. Ah, ok. Sì, e avevano lì e hanno mandato uno, diciamo, il capo del reparto del telaisti che si chiama Mario Confente, che lavorava qua a Milano per Masi per gestire tutti i telaisti americani che lavorava per lui. Confente, che è un nome famosissimo, dopo ha lasciato Masi nei mezzo anni 70, fine anni 70, ha aperto sua officina negli Stati Uniti, officina Confente, dove ha fatto le bici. Purtroppo Mario Confente è morto da un incidente e ha lasciato indietro pochissime biciclette. Uno che trova un Mario Confente originale dai Stati Uniti con tutti i suoi ricambi, stiamo parlando di cifre oltre i 10.000 euro. Ok. Allora, proprio importante. Allora c'era questo periodo nei 70 dove c'erano i Masi italiani e i Masi americani. Questo qua sono puramente fatto in Italia e fatto in officina Vigorelli. E si sa che sono di questi anni perché c'hanno elementi che sono particolari che Falerio faceva durante solo quel periodo, come la congiunzione della tubosella. Sono punte molto lunghe, quasi esagerate.
sai, era un punto che è differente, che lo sì, infatti si vede la differenza, no? Proprio con le altre bici che stavamo vedendo anche prima, cioè la misura è completamente diversa. Completamente diversa, gli angoli e tutte. Infatti Giuseppe Pella per un periodo breve lavorava come terzista per Masi. Ah, ok. Perché la richiesta di Masi era così molto grande. La differenza grande tramite questi due telai che vedi qua è quello arancione e il Masi Special Standard. Allora, in 59 io vado lì, mi faccio le misure, mi faccio la bici che faceva in 59. In 61 è cambiato un pochino, elementi sono cambiati in 65, allora ogni 2, 3, 4 anni cambiava elementi per farlo più moderno, più veloce, reagisco, meno robe così. Quello che vedi in blu è un Masi Special Nervex. Cos'è la differenza? Vedi le congiunzioni, specialmente davanti, sono completamente differenti. Allora, invece dei punti lunghi, c'è queste congiunzioni che vanno un po' così, che sono differenti. E quello lì, diciamo, è un upgrade. Allora, in 61 io mi vado a prendere una Masi, sembrerebbe come quello arancione, ma se voglio pagare un pochino di più e voglio le congiunzioni che esteticamente sono un pochino più belli, io pago un upgrade, no? E vedendo che anche all'epoca erano così talmente costosi, non so quanti migliaia di mille lire erano alla volta, pochissime persone hanno scelto di pagare per queste congiunzioni che erano più fighi, più belli, extra. Allora, esistono pochissimi. Allora, quello blu, infatti, è uno dei più rari Masi che esistono, perché così poche persone hanno scelto per quell'upgrade. E qua sono un bellissimo esempio di uno che hanno fatto nel 61. Ok, ok, ok. Quindi questa è un'altra storia che ha a che fare nuovamente con l'Italia che se ne va in America e succede quel che succede. Quello che adesso a me piacerebbe da profano chiederti è se tu dovessi, ovviamente stando nel tuo, quindi le biciclette d'epoca, tirare fuori la top 3 di quelli che sono in assoluto i tre modelli da sogno, i tre modelli inarrivabile, se vuoi e se secondo te coincidono, i tre modelli più ricercati al mondo, perché nella settimana, in questa settimana proprio io ho avuto ospite il nostro comune amico Mike, lui colleziona le Nike SB Dunk e ci sono alcune scarpe che hanno un valore gigantesco. Proviamo a giocare con la fantasia anche per quanto riguarda le biciclette. Quali sono i tre modelli da sogno, le tre biciclette d'epoca italiane che hanno più valore al mondo? Più valore al mondo. Sicuramente partendo dal Colnago Freccia. Allora, Colnago, quando aveva 16 anni, andava a lavorare per un'officina che si chiama Gloria. Ha detto una bugia della sua età, così lo potevano assumere, e lavorava in questa officina saldando la Gloria Garibaldina. Lui è andato via e ha deciso di aprire la sua officina. Ovviamente il nome Colnago oggi è molto diffuso, ma negli anni 50-60 era molto meno diffuso, persone non sapevano così molto di Colnago, e ha fatto la Freccia, che in questi giorni sono proprio introvabile. I cifre iniziano sui 4-5 mila euro per telai. Allora, più aggiungi i ricambi, fai la bici completamente originale, stiamo parlando di cifre molto più elevate. Uno dei più importanti è la Bianchi di Fausto Coppi. Allora, la Bianchi che lui ha vinto il Giro d'Italia, che ha vinto il Tour de France, che aveva il cambio a mano. Quelli lì ne hanno venduti un bel po', ma sono ancora molto difficili da trovare, perché molti restano in collezione che non saranno mai venduti, e più che altro hanno quel strano cambio a mano, che adesso sono molto difficili anche trovare quello lì. Sicuramente metterei quelli lì nei top 2. Terzo, ma mica troppo vicino, sarebbe il Joss. Joss di Torino. Allora, un'officina che esiste ancora oggi, fanno magnifiche biciclette che proprio professionisti usano, ma loro erano molto famosi negli anni 70 perché lavoravano con questo sponsor che era il Brooklyn Chewing Gum Company. Allora c'hanno tutte queste maglie che è scritto Brooklyn e c'hanno un blu molto particolare che è proprio solo loro, che è proprio indicativo di quel brand. Se puoi trovare un
Joss, che prima dei anni 70, allora stiamo parlando anni 50, anni 60, dove non usavano il blu così molto, perché non era proprio il loro colore come conosciuto oggi, ma usavano un arancione molto simile a questo Masi Special. Quello lì è molto difficile a trovare e molto pregiato dai collezionisti. Direi quello che sono i miei top 3. Ok, però sono rimasto appunto abbastanza impressionato da quello che mi avevi detto potesse valere una Eddie Merckx originale, no? Mi hai detto 80.000 euro, cioè si possono effettivamente raggiungere delle cifre anche superiori legate alle bici italiane, se magari facente parte di collezioni o telaisti di un certo tipo. Se puoi trovare quelle bici, assolutamente, ma quello lì il problema è che non sono spesso sul mercato. E se sono venduti, sono venuti da un collezionista a un altro. Allora, presente questo Masi Nervex in blu, io direi probabilmente 10 anni che vedo uno in vendita nel mercato aperto, che può darsi non è venduto direttamente da un privato a un altro. Sono un pochino introvabile. Io ero molto fortunato perché l'ho trovato uno e l'ho preso subito e sapevo esattamente cosa avevo. Ma in recentemente mesi ho visto una bici di pista di Fausto Coppi originale e il prezzo di partenza era 100.000 euro. Ok. Allora stiamo parlando di uno dei anni 50 che proprio lui ha usato qua a Vigorelli, infatti resta ancora a Milano se non sono sbagliato, che proprio c'è la provenance e poi c'è tutto il collegamento che ha usato lui. Allora sempre se un corridoio ha usato è molto più diffuso. Eddie Merckx era molto bravo di prendere tutte le sue bici e tenerlo lui nella sua officina. Infatti, avendo questa amicizia con Masi, veniva qua a Milano in Vigorelli e comprava anche le bici che erano lì al Vigorelli. Allora c'è anche lui molti bici famosi nella sua collezione. Sempre parlando di Josh aveva un grande corridore in anni 70 in competizione con Eddie Merckx, che era Roger Vandernix. Sto mazzando il nome, mi deve perdonare. Ma lui, abbiamo sentito recentemente, non ha mai tenuto una bici originale che ha usato in gara. Allora, sotto vari gruppi Facebook, vari collezionisti, c'è sempre questa parola, danno in giro a uno trovarlo, a trovare il collezionista che l'ha, e trovare un modo a portarlo una bici originale indietro lui, perché non ce n'ha più dei suoi originali. Ah, incredibile, incredibile. Sto cercando di fare questo strano parallelismo, perdonami, tra il mondo iperspeculativo del mercato delle sneakers, no? Rispetto al mercato della bicicletta. Sembrano due mondi che non si parlano assolutamente, no? Una è la strada, l'innovazione, tra l'altro, perché ancora oggi quando escono magari determinati tipi di sneakers bisogna partecipare alle cosiddette raffle per avere la possibilità solo di acquistare. Credo che invece il mondo della bicicletta che tu ci stai raccontando sia leggermente diverso, sia un filino, un circuito un po' più dedicato, quasi solo a, parliamo dei grandi pezzi da collezione, ai collezionisti più che al consumer del day by day, e forse trattate un po' più come delle vere e proprie opere d'arte, non come un qualcosa che per una serie di strani motivi, come il mondo delle sneakers, è diventato un oggetto di grande valore, ma forse artisticamente non riuscirà mai a entrare nella cultura. Qui forse siamo un po' più dentro al mondo della cultura e non solo del mercato del collezionismo. Sì, assolutamente. Ci sono collezioni che, sai, quel pezzo rimarrà dentro una collezione, sarà fisso, non sarà mai girato, non andrà mai sulla strada perché è lì come un quadro, come un'opera d'arte. Io ho venduto a tantissimi ristoranti o aziende dove mettono questi pezzi lì. E lì per la bellezza è proprio dedicare al telaista, al costruttore. Altri dicono, vabbè, io voglio sentire quella sensazione, io sono più a quel tipo lì. Io ho biciclette che anch'io le ho costruite e non le ho mai usate perché la mia intenzione è portarle a qualcuno che vuole usarlo al quadro. Io sono più, vuoi sentire le emozioni, vuoi sentire l'esperienza. Vuoi andarci sopra. Baci, baci. Okay. E non hai bisogno di una bici per 1.500 euro per avere quell'esperienza. Come dicevo, ci sono tantissimi telaisti artigiani veri che hanno fatto delle bici di altissima qualità che non hanno cifre così, che non sono così alti, ma fanno una bici proprio importante e bella. Io suggerisco a tutti di andare a provare più bici possibili, così capisci quale è migliore per te, quale telaista ti piace. Non devi spendere, sai, tutti questi soldi.
puoi trovare bici di altissima qualità sui 200 euro, esistono, anche se non te ne frega di avere tutti i ricambi originale di quell'epoca, di quell'anno, fottete, prendi la bicicletta, metti quelli che sono più comodi per te e vai in strada. Quello lì è la cosa più importante, sempre di non smettere di pedalare. Molto bene, quindi usiamole queste, sì, queste bici, una volta che te le abbiamo fatte mettere a posto, le usiamo. Assolutamente. Allora, qui c'è ancora un messaggio di Tafi che dice: comunque è fantastico sentire raccontare di tutti gli artigiani che nel tempo hanno contribuito allo sviluppo e alle innovazioni sulle bici. La domanda è: esistono ancora o l'epoca moderna è andata a far perdere questa ricerca da parte degli artigiani? Cioè, ci sono ancora gli artigiani italiani che con la loro officina tirano fuori delle biciclette con una storia e un percorso così importante come quelle che a te capita di averci a che fare, di ricostruire? Assolutamente, e uso Pellezzoli come un ottimo esempio. Le bici che erano fatte da Giovanni Pellezzoli sotto il nome di Cioch sono rinomati perché sono di altissima qualità e a oggi c'è una cifra elevata, ma non devi per forza prendere quelli dei anni 60, cioè, loro stanno facendo bici in misura anche oggi, che sono anche altissima qualità anche loro, e vedendo nei anni hanno imparato, hanno visto cosa gli altri stanno facendo e hanno aggiunto loro innovazioni, loro cambiamenti, cosa li fa differenti loro, e ci sono nuovi giovani persone che stanno imparando che, sai, l'università non è per tutti e che puoi lavorare con le mani, puoi fare una carriera, essere artigiano, sai, giovane, nuovo, da zero oggi. E ci sono persone che vogliono capire a che livello, che tipo di bici mi puoi fare, perché è tuo speciale verso qualcun altro. E per me c'è anche un grande futuro, perché io ho avuto tantissime biciclette in carbonio, in alluminio, adesso non ce li ho più, li ho venduti tutti perché la mia passione resta con quelli di acciaio. Ci può essere che qualcuno può fare qualcosa artigiano anche col carbonio oggi, qualcosa differente, che può darsi Specialized o Canyon o BMC, tutti questi grandi nomi di bici oggi non stanno facendo, e tutto è importante a sapere che lungo che te credi che te puoi fare qualcosa differente, che può darsi te pensi che è figo, qualcun altro pensa che è anche figo anche loro. E questo mondo sicuramente esploderà per me nei anni andando avanti. Tutti questi ricambi vecchi, per darsi 10-15 anni fa, nessuno se ne importava molto. Adesso, perché siamo riportati a questo tempo e c'è più una crescita, interesse in bici d'epoca, sono diventati importanti e i prezzi sono andati su. Ma a dire che io domani non posso diventare telaista, non posso essere artigiano italiano, è proprio vero, per me è falso, sicuramente. E per me questa richiesta per queste persone crescerà nei anni. Senti, per chiudere, l'entry level per il mondo delle bici d'epoca. Se qualcuno che ci ha seguito volesse cominciare ad avvicinarsi, ad approcciarsi a questo mondo, magari portandosi a casa una bicicletta che è diversa rispetto a quelle che magari ha consumato negli anni, appunto, in altri materiali, o addirittura io penso al grande successo delle mountain bike anche in città negli anni 90, no? Era una grande esplosione, poi c'è stata la fase delle BMX, utilizzate poi anche a livello sportivo e di competizione, però se qualcuno, appunto, arrivando da quel mondo, da quei mondi, decidesse no, voglio anch'io cambiare, voglio scegliere di avvicinarmi a questa realtà, da cosa lo faresti partire? Magari gli diresti di andare a cercare un singolo telaio e poi da lì pian pianino i pezzi, o magari prendere una bici fatta e finita, smontarla e riprovare a invecchiarla con qualcosa di un po' più vecchio? Quello lì dove è spuntata la mia passione, la bici che ho avuto prima, che ho fatto la conversione scatto fisso, era di bassissima qualità, ma sai, a me non mi importa, perché a quel punto non è che facevo le gare, io ho bisogno di qualcosa, andare fuori in città. E andando e lavorando su questa bici con le mie mani e capendo cosa ho sbagliato, quale pezzo va dove, dove li devo ritrovare, mi è proprio cresciuta la passione. Io suggerisco a tutti di fare la stessa cosa, trova una bici che può darsi non è il top di gamma, ma è nel tuo range di prezzo, che con aiuto di un'officina, di qualcuno che è un conoscente, metterlo insieme un pochino, così uno è safe, ok, più di tutto, e due che c'è abbastanza messo insieme che puoi andare e girare e non avere problemi, breakdowns e robe così. Sicuramente puoi comprare in molti mercati,
biciclette che sono già pronti a quell'epoca. Infatti, negli anni 80 c'è, sai, tantissima bicicletta, c'era il bike boom degli anni 70. Allora ci sono aggiunti tutti questi nuovi telaisti artigiani che lo facevano fare, e poi il bike boom è morto. Allora, purtroppo per loro hanno perso il lavoro, ma molte di queste opere d'arte che hanno fatto loro, di questi telaisti di meno rinomati, di nomi piccoli, queste bici esistono, sono diffusi dappertutto. Fai un minimo di ricerca. E se te voglio essere qualcuno di metterti le mani, io dico spendi il minimo possibile, ma prendi qualcosa sano. Se c'hai due soldini in più, non so, 2, 3, 400 euro che vuoi investire in una bicicletta dagli anni 70, 80, messa abbastanza insieme, è un bel punto di partenza, e poi lì puoi capire cosa ti piace di quella bici e cosa non ti piace, così se lo devi vendere e scambiare per un altro, sai già cosa ti piacerebbe. Da chi diffidare invece? Quali sono le fregature che potrebbero arrivare sul mercato delle bici? Cos'è che dobbiamo guardare come prima cosa? Cioè, di solito nel collezionismo dei vinili, tu lo sai perché sei stato anche DJ, bisogna guardare la stampa, la qualità ovviamente della custodia, come è messo. Effettivamente c'è qualcuno che però magari ti vende una ristampa come una stampa originale di un determinato anno e si prende i tuoi soldi. Nell'ambito del collezionismo delle bici d'epoca, di chi dobbiamo diffidare? Quello lì è una buona domanda, perché è difficilissimo, no? Io vedo tantissime bici in mercato dove, sai, i decals sono di un marchio molto più elevato di cosa è il telaio, e purtroppo succede spesso dove qualcuno pensa che acquistano un Pinarello, un Colnago, qualcosa del genere, e trovano il prezzo molto basso, allora ci saltano sopra. In verità qualcuno ha tolto il decal precedente o il fregio e ha messo uno finto, e purtroppo è qualcosa molto importante da sapere. Cosa sono gli elementi specifici a quel telaisti che devi guardare? Come parlando di Giuseppe Pella, sai, la testa di forcella, nessuno lo faceva così. I punti della congiunzione della sella lo faceva solo lui, e la scatola del movimento centrale. Allora, sapendo queste tre cose, io so che è un Pella. Per gli altri, fai un minimo di ricerca, perché ci sono molte persone che sono pronte di prendere i tuoi soldi e darti un prodotto che è inferiore. La cosa che io suggerisco a tutti a guardare sono i forcellini posteriori. Okay. Allora, come si guarda qua, sono belli grossi tosti questi qua, no? Se sono molto più sottile, come vedi sul Taurus, saprai che non è una bici di altissima gamma da corsa. Sarà una bici o da passaggio o di mezza corsa o qualcosa così. Se troverei una bici che ha i porcellini posteriori super sottili e c'ha il nome Colnago, io so super sicuro che è finto. L'altra cosa, ovviamente, è stare attento per le bici rubate, che purtroppo anche quello lì nei mercati è molto diffuso, e anch'io, andando cercando bici spesso, li vedo. Chiedi domande, quello lì è la cosa importante. Dove viene? Come l'hai trovato? Chi era il proprietario precedente? Come l'ha trovato lui? È molto, non voglio dire molto facile, ma è molto più probabile che puoi vedere che questa bici è stata rubata, basato sulle risposte che prende quella persona. E io ovviamente devo essere molto sicuro che se io metto una bici insieme e lo rivendo, ovviamente devo capire il provenance che viene prima, e sapere sicuramente che viene da il proprietario precedente, una collezione, uno collezionista, qualcosa così. Bene, 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 quindi ci hai anche un po' detto a cosa stare attenti. Poi ovviamente in una città come Milano di bici ne spariscono in continuazione, e quindi è un rischio da correre. Josh, io intanto ti ringrazio per essere stato mio ospite, ricordo a tutti coloro che sono interessati a questo mondo di seguire questo profilo Instagram, biciclette_d_epoca, biciclette d'epoca, vi risponde Josh, sarà felice di vedere i pezzi che gli presenterete, e vi darà sicuramente il consiglio migliore per entrare in questo mondo e magari, appunto, come è successo con la bici del mio nonno, riportarla in vita
moneta e tornare a utilizzarla. Io ringrazio voi che ci siete stati ad ascoltare, vi ricordo che anche questa live la troverete, se volete, sul canale Twitch e ovviamente su YouTube. Ringrazio il team Kevin, Raff, Tafi, che ci ha scritto live interessantissima, grazie, ci fa molto piacere. Saluto ovviamente anche Marco, l'appuntamento per domani notte dalla mezzanotte e mezza più o meno fino alle ore 2, il grande warm up per poi l'All-Star Game in NBA. Grazie mille a tutti, noi ci vediamo alla prossima. Grazie Josh. Ciao.